Auto blu, giro con i miei fraio, messa lì, messa là, non puoi girare con i due fra, ok? Perché qua siamo in quarantena e se esci ti arrestano. E non siamo nemmeno in Russia dove ti becchi 7 anni di carcere. Comunque, oggi siamo in una nuova song prank o anche in un nuovo ASMR, visto che come mi muovo faccio ASMR, della nuova canzone di Shiva, che non so quanto cavolo sia uscita in realtà. Però io sto morendo di caldo con sto coso. Possiamo vedere che la scena è finalmente rovinata, quindi lo butto da quest'altra parte. Abbiamo un po' tutto molto bluastro, in modo che siamo in tema con la canzone. Cosa facciamo oggi? Scriviamo agli sconosciuti utilizzando il testo della canzone. E lì c'è anche un Gino che ci osserva dall'armadio. Ma quindi vi voglio lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella, di condividere il video con tutti i vostri amici. E cominciamo subito a vedere, perché mi sa che stavolta, ragazzi, ci sgamano subito. E quindi nuova chat. Cominciamo subito con un hey, 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 hey. Sembra tipo che stiamo facendo ginnastica. Hey, 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 hey. Ciao, MOF, ragazzi, voi lo sapete bene, dobbiamo per forza scrivere F, sennò qua il video non va avanti. Vediamo un po'. Però è lento a rispondere. Dai, ma devi essere un po' più sul pezzo. Che fai? Ovviamente, come non cominciare subito con la frase più conosciuta? Corro con il mio fra. Na, 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 na. Ok, basta, perché in realtà questa canzone io non la sto ascoltando. Soltanto che la miriade di TikTok che stanno riempendo l'universo mi sta costringendo a cantarla. Come la stai vivendo questa quarantena? Oddio, ragazzi, abbiamo trovato l'introspettivo, quello che vuole conoscere come pensiamo e viviamo la vita. Benissimo, benissimo. Non sarà per sempre, perché la cosa importante è che non staremo qui per tutta la nostra vita. Ma visto che voglio continuare a fare conversazione, gli altri sembrano cambiati. Cioè, stanno lì, tipo tutti sospettosi, con le loro mascherine come se fosse il loro tesoro. E quindi noi invece siamo qui a utilizzare il testo di una canzone per chattare con le persone, eh. Noi non siamo cambiati per niente. Sto diventando vecchio, vai, gli mando un altro hey, perché hey è il segno di questa canzone. Sì, è vero, gli altri sembrano impazziti. Prima o poi finirà, speriamo presto, così posso iniziare a lavorare. Non possiamo sapere che lavoro faccia quest'uomo, perché ovviamente in una canzone che si dà auto blu non penso che qualcuno vada a lavorare. Quindi ora devo inventarmi qualcosa. Visto che lui parla di lavoro e parliamo di soldi, devo cambiare la rabbia in euro. Sì, ma per forza, se no ci sarà una rivolta. No, l'ha capita in maniera diversa. Cioè, ha intrapreso che il fatto che la gente che sta arrabbiata perché non può lavorare devono dargli dei soldi. No, l'ha letta in maniera intelligente. Io l'ho sempre detto, questi video, ma soprattutto per il mangiare. Io ve l'ho detto, questi video ci fanno capire come le persone interpretano quello che diciamo secondo quello che vogliono pensare, ecco. Allora, visto che si parla di rivolte, continuiamo il nostro racconto con attenta a quelli. Sì, ho capito, però che stress. E quindi eccoci qui, allora ho delegato quello di prima perché la storia diventava noiosa. E adesso cominciamo subito con non parlo con la gente. Anni? Stavolta non abbiamo un numero di telefono, cioè non abbiamo un numero come con Valerio Mazzei, quindi scriviamogli: sembri un ragazzino. Ma questi ragazzi sono tutti lenti, cioè io ho il tempo di mangiarmi un'intera gocciola e qui stanno ancora scrivendo. Ci ha risposto, non lo sono. Ah, non lo sei! Ecco perché non sei nel mio radar, cavolo. Infatti non riuscivo a trovare, stavo lì da mezz'ora a guardare, non vedevo niente. È ovvio, non è un bambino, che stupido che sono. Ok, ok, visto che magari non è convinto, noi continuiamo a rafforzare la nostra frase. Faccio sul serio, guarda che non sto scherzando, io non ti vedo sul mio radar, te lo ripeto. Usiamo ancora il favoloso hey, ci sei? Sei esploso? Sei saltato in aria? Ti hanno rapito gli alieni? Ma come, dimmi? Ma io aspetto una risposta e tu mi dici dimmi, ma come? Oddio, questa gente non sa parlare però, Lasciamolo senza controllo. Auto blu, corro con il mio fra. Ceretta romantica. Ehi, dimmi amore. Auto blu, corro con il mio fra. Ha fatto una faccia alla vomito. Non apprezza la canzone. Un bro fa.
Così, non ha un senso. Vediamo come se lo legge, anche se lui non ci risponde mai nella vita, quindi boh. No, ci ha abbandonati. Dobbiamo andare alla prossima chat, che peccato. Chat numero 3, vediamo un pochettino. Vediamo cosa scrive, perché se cominciano con delle domande io posso rispondere, ma se nessuno mi scrive... Ciao, di dove? Sappiamo bene, ragazzi, che c'è scritto Milano dentro la canzone, quindi possiamo rispondere a questa domanda. Ogni tanto in una canzone c'è qua. Ok, avete imparato i dittonghi con C e le vocali. Volevo dire che ci sono delle città, intanto che le date, intanto dei nomi. In realtà abbiamo anche un nome. Anni. Ma la cosa bella è che ti chiedono di dove sei, quanti anni hai, ma non gliene frega un cacchio di come ti chiami. Ma noi gli rispondiamo come se ci avesse chiesto come ci chiamiamo. Anni, Jesse. Ci ha appena risposto Jesse. Cosa cerchi? Cerco zip e... Broom. Non so cosa significa, però va bene così. Vediamo come lo interpreta, sicuramente con un doppio senso orribile, però è il testo della canzone. Ho uno zip. Ho uno zip fra autobrucolo con i miei fra. Quante volte l'ho detta sta strofa in questo video? Ho paura di questo ok. No, mi ha abbandonato la chat. No, mi sa che ci ha sgamato. No, era la miglior chat che avessimo fatto fino ad adesso e ci ha sgamato. Siamo stati troppo cattivi. Zuppe e brum brum non va bene, raga. Non va affatto bene. Ma nuova chat. M, cerchi? Io lo riutilizzo. Che sembro germanico crucco, però va bene così. Come sei? Sono Booty. Qualsiasi cosa significhi, non lo so in realtà. Alexa, cosa significa booty in italiano? È una parola che significa opzione con cui l'acquirente di un titolo finanziario si riserva il diritto, dietro pagamento di un premio, di restituirlo al venditore ad una certa data ed ad un prezzo determinato. Oddio, abbiamo fatto uscire un emoji con i cuori, fa vedere. Allora, questa frase ci potrebbe anche stare, no? Le ho risposto fa vedere. Di un gesto troppo in fretta. Calma, ragazzo. Calmati, perché se arrivi così sparato come un pazzo, poi la gente si arrabbia, si incricca. Ha capito quello che volevo intendere, però adesso ho paura. Quale sarà la sua prossima mossa? Cioè, dovrà fare qualcosa, lui, no? Mi sono messo in una condizione in cui devo fare una domanda, è sbagliatissima come cosa. Descriviti almeno, faccia con una lingua. Questo riso mi fa un po' paura. Possiamo fare anche senza foto se vuoi. E allora a questo punto gli scrivo: sembri un ragazzino, perché questa frase, ragazzi, li ferisce nell'orgoglio. In realtà non è vero, perché non significa niente. È senza senso questa frase, quindi boh, non lo so. Ragazzo di cui non sappiamo il nome. Vi prego, fate una canzone. Come ti chiami? Quanti anni hai? Di dove sei? Come va? Così, guardate che è perfetto, una conversazione bellissima. Poi fate un'altra strofa. Bene, 14 di Milano, 21, 34 di Roma, di Parigi. Ci starebbe, no? Sarebbe facile fare una chat con quella canzone. Sono maggiorenne se è quello che chiedi. È maggiorenne. Ah, faccio sul serio. Ah. No, scusate, come si legge? Ha ha. Oppure ha, oppure ha ha. Oppure che roba, che affermazione è? È un ha. È una mezza risata, è un... mi salta il dito alla tastiera. Cosa fa per questo cash? Cosa faresti per questo cash? Li vuoi dei quattrini per cose? Non so, tipo per baciare una gocciola. Hai ragione, in realtà non ha nessun senso questa cosa. Non ho capito. Beh, in effetti. Ecco perché non sei nel mio radar. Bam! Di nuovo la risposta di prima. Ora mi sa che ci abbandona, perché, cioè, gli ho detto che sembra un bambino, ha detto no, non è vero. Poi gli stiamo dicendo cose che non capisce e ora, bam, non è nel mio radar. Ah, sei una delle lavatrici online, capito. Ci ha peccato che la prostituta questo tizio. È una persona molto cattiva, Una parola. Ecco, così facciamogli credere questa cosa, almeno lui è convinto e dice: allora esistono anche online. Allora si fa bello contento, poi si prepara, si pettina, si organizza, abbraccia il suo cuscino preferito e è pronto a mostrarsi. Fermi, ho un'altra cosa da scrivere. Ecco,
la mia via. Così, perché comunque ovviamente no, siamo quelli che lo fanno online, però ogni tanto la tangenziale, no, è importante da visitare, perché si torna sempre alle origini. Ti piace la tua vita? Tra me e te, sul serio. Ok, quindi abbiamo detto in questo momento quello che lui ha pensato a noi piace. Vediamo un attimo cosa ci risponde. Tra me e te, sul serio, sì. Tanto siamo anonimi. Non ha capito che il mio sul serio era legato al mi piace, mannaggia. Riutilizziamo questo IA che ci sta piacendo tanto e ci rende molto, come ho detto, tedeschi. So come concludere questa chat. Auto blu, corro con i miei fra... E qua chiudiamo la chat, perché adesso sicuramente ci chiude in faccia. Beh, anch'io sono un po'... Lui poverino vorrebbe fare due chiacchiere, ma ha trovato la persona sbagliata. L'hai messa lì o messa là, non tornare in città. Vediamo se capisce. Può darsi che non conosca la canzone, quindi in realtà non ha senso che stiamo facendo questa cosa. Però vediamo un po' cosa succede. Ok, sono completamente confuso. E noi continuiamo a confonderti. Brum brum quello zip. Sembra un non so come leggere questa cosa con la stessa canzonalità della precedente. Cosa significa canzonalità? Non lo sappiamo. Vediamo. E niente ragazzi, anche il nostro ultimo interlocutore ci ha abbandonato. Qualcuno ci ha sgamato con il riso di questa canzone, ma non abbiamo ottenuto in realtà gli stessi premi e achievement ottenuti con le canzoni precedenti. Quindi Shiva, non sei adatto per rimorchiare. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete con i nostri amici. E quindi ci vediamo al prossimo Song Prank con la luce